Il Caffè Cortina è un'azienda che si occupa di selezionare il caffè in origine, importare il caffè, tostarlo e confezionarlo. Il caffè è un prodotto che nasce dalla pianta che è un arbusto e si presenta come una ciliegia. È una ciliegia identica alle nostre ciliegie, quindi rossa quando giunge a maturazione, che viene nei paesi di origine spolpata, lavorata in diverse metodologie, poi essiccata e alla fine è pronta per l'esportazione. Importiamo da tutti i paesi più belli del mondo, perché il caffè per fortuna nasce tutto in paesi affascinanti, tutta la fascia subtropicale del mondo, quindi tutto il Centro America, Sud America, Africa e Asia. Ecco, noi tentiamo il più possibile in questi paesi di origine, tentiamo di andare a collaborare direttamente con i produttori, con i coltivatori, con i contadini. Teniamo presente che in molti paesi, in particolare in Centro America, piuttosto che in Africa o in Asia, l'appezzamento medio di terra è di un ettaro e mezzo, e un contadino produce con lui e la sua famiglia dai 20 ai 25 sacchi di caffè, per cui sono microeconomie familiari molto piccole e quindi molto delicate. E noi facciamo il possibile per andare a lavorare direttamente con i contadini che lavorano la terra, non solo andando a comprare il prodotto finito, ma andando con loro anche a collaborare sulla selezione del seme, sulla lavorazione della bacca, della ciliegia, in tutto il suo percorso nel paese di origine e nella fazenda in cui viene prodotta, tentando di collaborare il più possibile proprio con il produttore per rispettare quella che è l'economia, questa microeconomia delle famiglie dei singoli paesi produttori. Noi importiamo dall'Etiopia un prodotto che si chiama Arenna e che è viene definito wild forest coffee, perché è un caffè che viene raccolto allo stato selvatico nella foresta. Quindi ci sono questi raccoglitori che non è che hanno la loro piantagione e che raccolgono il loro caffè, ma sono dei raccoglitori che vanno nella foresta e raccolgono le ciliegie, quindi nel rispetto totale di quello che è un ecosistema ambientale, in questo caso appunto dell'Etiopia, nella regione di Arenna. Altri paesi da cui importiamo sono il Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, c'è la Colombia, anche lì un'economia di caffè basata sui piccoli produttori, il Brasile è un'economia invece dove c'è ancora il latifondo, grandi produttori, il raccolto è meccanizzato, diciamo è più industriale come raccolto, come tipo di coltivazione, e il prodotto però è un prodotto che è la base del caffè non solo italiano ma nel mondo. Importiamo dal Kenya, dalla Tanzania, dal West Africa, quindi Costa d'Avorio e Camerun principalmente, poi Uganda nell'East Africa e Vietnam in Asia. Una volta che abbiamo selezionato il caffè in origine, questo caffè essiccato, decorticato, quindi pronto per la lavorazione, viene imbarcato in container e lo importiamo tramite il porto di Genova, lo importiamo in Italia. La tostatura avviene in torrefattrici tradizionali definite a tostatura lenta. Noi tostiamo per ogni tostatrice 240 kg di caffè ogni 14-15 minuti, quindi con il rispetto della cottura del chicco in modo tale che sia appunto cotto correttamente in tutte le sue parti, sia interna che esterna. A seconda della qualità del caffè hanno profili di cottura e di tostatura diversa, a seconda che siano robusta, che siano arabica, a seconda della provenienza. Nei 14 minuti c'è un percorso di cottura ben definito, con delle temperature e delle fiamme ben definite, per arrivare a una cottura ottimale intorno alle temperature che abbiamo visto. Da lì il caffè, dopo essere stato tostato, riposa in dei silos nella propria atmosfera per poi essere confezionato o in chilo, in busta da chilo, in grani per il consumo nei bar, ristoranti, alberghi, quindi nel canale del fuori casa, oppure viene macinato
è confezionato nelle varie mattonelle da 250 grammi piuttosto che nelle capsule, nelle cialde. Noi abbiamo una produzione integrata di tutto quanto le metodologie di consumo oggi prevalenti sul mercato. Il caffè è affascinante, proviene da mondi, da paesi affascinanti, da culture affascinanti ed è un prodotto poi naturale, un prodotto che viene cotto, non ci sono sofisticazioni, non ci sono aggiunte di altri ingredienti, è un prodotto semplice ma che presenta mille sfaccettature diverse, mille gusti diversi, mille sfumature diverse di gusto anche nell'assaggio. Per cui è un prodotto che ti fa innamorare dal momento della coltivazione, al momento della raccolta, al momento della lavorazione, al momento della tostatura e ovviamente al momento del consumo. È il primo gesto che fai per te stesso. È un prodotto che sta alla base del vivere bene dell'umanità in generale, perché in qualsiasi paese con il primo euro che hai da poter spendere ti puoi permettere un caffè per la tua gratificazione personale.